hanno diritto e dovere di avere un'opinione, votano, ma guai se un giudice, quando esercita la giurisdizione, osserva qualche cosa di diverso dalla legge, perché ho detto prima, una risposta semplice e difficile nello stesso tempo. Io credo, ma veramente credo, che non dormirei più se una volta sola avessi tenuto conto in danno o in favore dell'imputato della sua posizione politica o della mia. Cioè intendo, abbiamo opinioni, dobbiamo averle, siamo cittadini, non si può essere senza opinioni, mente che dice non avere un'opinione politica. Abbiamo tutti opinioni e atteggiamenti politici, ma quando giudichiamo dobbiamo giudicare secondo la legge con piena e totale lealtà. Non c'è molto da aggiungere a questo. Chi non fa così tradisce l'obbligo della coscienza morale onesta. Tradisce la coscienza prima ancora che tradire il giuramento che ha fatto la legge e la Costituzione stessa. Se ci sono dei giudici, io credo che ce ne siano stati qualche volta, credo di sì, che hanno giudicato tenendo conto della loro posizione ideologica, che fosse di partito, che fosse di gruppo, che fosse di clan o che fosse di loggia. Qualcuno c'è stato, qualcuno è stato individuato e qualcuno è stato punito. Ma non c'è una istanza diversa da queste, cioè se emerge un, io dico una parola grave, un tradimento di questo genere ed è documentato, il giudice deve essere punito. Se non emerge, l'ultima istanza resta la coscienza. Non credo che ci sia molto di diverso da questo da dire, che è una istanza straordinaria, la più alta che ci sia, ma in qualche caso anche la più misera che ci possa essere. Ecco, non credo che nessuno abbia onestamente una risposta diversa da questa. Abbiamo opinioni, abbiamo atteggiamenti politici, partecipiamo come tutti i cittadini alla vita politica. Guai se giudichiamo in base a questi ci facciamo orientare. Non credo che ci sia una risposta diversa. L'altra è la più difficile forse delle cose che sono state dette stasera. Ma beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, saranno saziati. Questo credo che sia, qui siamo davanti a una chiesa peraltro, è giusto che lo vediamo e lo ricordiamo in questo momento. È una, credo, allusione anche e menzione di un mistero. È la manifestazione della speranza che non è detta in termini sociali, né in termini civili, né in termini politici. È una speranza di fede questa. E la sazietà di cui si parla non è certo una sazietà che debba venire in termini civili e sociali soltanto. Chi ha questa speranza è probabilmente alcuni degli uomini che abbiamo citato stasera, non è un mistero. Bachelet, Moro, Galli avevano questa speranza. Però detto questo, quindi cercando di dare a questo messaggio così misterioso e altissimo la sua dimensione genuina, insomma, non trasferendo la forza altrove, però forse potremmo aggiungere che non è giusto essere disperati e pensare che questa aspirazione non ha soddisfazione quando vediamo che non c'è giustizia a questo mondo. D'altra parte credo che sarebbe colpevole pensare che se la giustizia non avviene, non è promessa per questo mondo, da quella bellissima frase delle beatitudini, siamo autorizzati a non curarci della giustizia, a dire siccome non è di questo mondo, in questo mondo facciamo i nostri comodi. Questo è allora il trasferimento laico dell'istanza di giustizia. Abbiamo un'istanza di giustizia che esiste nella laicità, che esiste nella società civile, che può tener conto di quel messaggio delle beatitudini o può non tenerne conto, può credervi e non credervi, ma noi abbiamo come cittadini un obbligo di tendere al massimo di giustizia possibile e lo facciamo in base ad aspirazioni, sentimenti, opinioni, lo facciamo anche, non soltanto, ecco, noi siamo tre magistrati, non credo che nessuno di noi abbia questa pretesa di dire che lo facciamo soltanto con la legge. La legge è uno degli strumenti, uno di quelli che gli uomini hanno escogitato perché la vita civile sia il più possibile giusta e dignitosa, con molte manchevolezze, con molte lacune, con l'impossibilità di prevedere tutto, con l'estrema difficoltà, abbiamo parlato stasera di questo, l'estrema difficoltà di far sì che la legge, così come è formulata, sia poi realtà effettiva e operante. Siamo, l'abbiamo ricordato stasera, uno dei paesi più corrotti del mondo occidentale, non solo di quello. Siamo il paese che ha una presenza di mafia e camorra, 'ndrangheta, sacco, corona unite e varie forme mafiose tra i più colpiti al mondo di questo. Siamo tra i paesi che hanno il più alto livello di spreco nella pubblica amministrazione. Allora,
Io non voglio mettere da parte questa menzione che ci è stata fatta, dice Giancarlo, ha ragione, è anche una provocazione. Le abitudini sono nate in un'altra misura, che ad alcuni può apparire molto più grande e per altri può apparire semplicemente diversa. Però quello che noi siamo tenuti a fare come cittadini leali è di trovare il massimo di giustizia nella vita civile e sociale. Oltre ad essere un paese con molta corruzione, con molta mafia, siamo un paese che ultimamente, più che mai, si cura poco dei poveri, si cura sempre meno dei servizi sociali, io lo vedo nel lavoro che sto facendo, si cura poco della gioventù, si cura poco dei giovani emarginati, poco dei ragazzi che nascono sventurati perché trascurati e abbandonati, sempre meno di questo ci stiamo occupando. Sempre più ci stiamo occupando di pretesti e di strumenti per affermare quella mostruosa unicità di un potere alla quale noi, credo, adesso, molti, forse stasera la più parte di noi, si ribellano. Però ecco, quello che io credo che sia da accogliere, da quello che ha detto la signora, che ha citato le beatitudini, anche in altre dimensioni, diverse da quella religiosa, c'è un'istanza obbligatoria. Abbiamo una Costituzione, l'ha detto Giancarlo Caselli, che stabilisce diritti, che privilegia in termini laici chi è più debole, privilegia chi ha bisogno, chi deve essere promosso, chi deve uscire da una condizione di disagio, chi deve uscire dall'emarginazione, privilegia il merito rispetto alla clientela. Privilegia in termini laici, dico ancora una volta questo, la giustizia rispetto all'ingiustizia. La ragione per la quale ho suggerito, spero di non aver sbagliato, credo di no, al promotore di questa bellissima sera, il titolare della libreria Ubik, quando mi ha domandato che titolo avremmo potuto dare, beh, io ho pensato, i due colleghi che vengono sono due magistrati che hanno lealmente servito la legge, in circostanze non da loro scelte, sempre, una volta sì, e ho sbagliato a non ricordare una cosa che Giancarlo Caselli ha ricordato lui stesso, c'è stato questo caso che lo riguarda, va detto, quando eravamo tutti atterriti da quello che è successo a Palermo e quando avevamo tutti paura per quello che era successo a Palermo, Giancarlo Caselli ha preso una domanda e ha chiesto di andare alla procura di Palermo. Questo bisogna che lo ricordiamo, lo dico davanti a lui come dovremmo ricordare noi stessi. Detto questo, però, quello che abbiamo cercato, credo, insieme, abbiamo parlato, credo, con molta franchezza e anche, penso, con semplicità. La memoria è questa, che ci dice, siamo stati privilegiati noi davvero di essere vissuti in un tempo di proiezione positiva, di progresso civile, di ricostruzione del paese, con tutte le lacune e i difetti che questo ha avuto. Diciamo adesso, pacatamente, senza paura, ma con preoccupazione profonda, questo movimento di progresso si è fermato in buona parte e specialmente si è fermato nel campo della legalità e della giustizia dei giudici, che è solo una porzione, ma è una porzione molto importante di quel bene più generale della giustizia che laicamente dobbiamo perseguire tutti. Quindi qui siamo non so quanti, siamo alcune centinaia, forse potremmo domandarci, io me lo domando, me lo domanderò ancora stasera, che cosa possiamo fare ciascuno di noi e tutti insieme perché questo cammino di regresso si fermi. Siamo disposti a essere coerenti? La legge ci piace, sempre, anche quando ci impone di pagare le tasse, anche quando ci impone il coraggio di esporci, a di rischiare qualche cosa personalmente. Potrebbe essere uno dei risultati di questa sera, c'è una memoria di cose fatte, specialmente dai colleghi che ho al mio fianco, è una speranza di cose da fare che però non è astratta, è una speranza che richiede la difficile considerazione di quello che stiamo vivendo. È la difficile accettazione di una coerenza che in gran parte, diciamo anche questo, insomma, infine, in questo paese, in ultimi decenni, è molto mancata. Grazie a tutti.